secondo appuntamento con Mercatorre, la fiera dedicata al collezionismo, all'artigianato e al modernariato negli spazi degli ex Molini Meridionali Marzoli. Dopo l'esperimento positivo del mese di maggio, Stecca e Cobar hanno rilanciato l'iniziativa nell'intera giornata di domenica per animare lo spazio di archeologia industriale della città con un market di respiro europeo con la partecipazione di collezionisti, hobbisti e artigiani accompagnati da iniziative musicali e street food. Un mercato aperto a tutti, in grado di attirare giovani e famiglie, con l'ampia offerta di oggettistica, arredamento e abbigliamento, tutto in chiave vintage e retro. Siamo alla seconda edizione del Mercatorre, il mercato dedicato alla fiera del vinile, del modernariato, dell'usato, il vintage, lo street food. Ed è una fiera che vogliamo appunto fare mensilmente, quindi continueremo a farla nei mesi prossimi e speriamo nella partecipazione delle persone, perché i Mulini Meridionali Marzoli sono uno spazio importante per questa città e vanno valorizzati in qualsiasi maniera possibile, con tutta la cultura possibile. Ed è appunto un po' di tempo che questi spazi non vengono utilizzati in maniera intelligente e costruttiva. Grazie alla Stecca e appunto grazie a tutta l'organizzazione, al Comune di Torre del Greco, abbiamo pensato di strutturare un mercato che comprendesse un poco tante realtà, soprattutto per quanto riguarda l'artigianato torrese, che è una cosa che possiamo andarne fieri. Oltre ai tanti espositori che hanno aderito alla prima iniziativa, durante l'intera giornata si sono esibiti DJ e live band. Non sono mancate le degustazioni di pietanze nostrane con lo street food. Siamo molto onorati di fare parte di questo evento che comunque porta lustro alla città. Abbiamo organizzato degli eventi simpatici anche per tutta la famiglia, pieno di bella gente, bel cibo. E credo nella riuscita, diciamo, della giornata e dell'evento.